La nostra priorità sono i pendolari, continuiamo a investire in nuovi treni, nuovi servizi per migliorare l'esperienza di viaggio dell'oltre 1,5 milione di pendolari che ogni giorno viaggiano sui nostri treni. Quindi lo stiamo facendo oggi, consegnando il 13° GEZ per la regione Campania, ne arriveranno altri 11 a partire appunto dai primi giorni del prossimo anno e quindi fino ad arrivare a 24 GEZ entro giugno dell'anno 2019. Per la Campania ci saranno più collegamenti con le Frecce, quindi ai Bari Roma fermeranno anche a Benevento e a Caserta, quelli che prima non fermavano. Abbiamo più corse su Afragola, quindi una corsa in più. Abbiamo anche un servizio da Firenze al mattino presto che riesce a raggiungere Napoli al mattino presto e soprattutto più corse per i treni, per i pendolari, per i treni regionali, fino ad arrivare ad un treno ogni 8 minuti per quanto riguarda la linea 2, quindi quella del passante. E dopo aver portato a casa grande successo dell'alta velocità, adesso grande concentrazione, grande focalizzazione sui pendolari del nostro paese, quindi sui pendolari che utilizzano i treni di Trenitalia. Per me è importante questo giorno, come tutti i giorni in cui stiamo presentando dei treni nuovi, che vuole essere solo una parte della nostra sfida. Abbiamo cercato di migliorare la macchina industriale per migliorare la nostra qualità. Stiamo consegnando dei treni nuovi perché vogliamo aumentare il comfort, la puntualità e non solo, perché siamo dietro al desk dell'assistenza regionale per la prima volta, perché vogliamo anche coccolare il nostro cliente, oltre che assisterlo nelle situazioni di anormalità che purtroppo possono accadere. E non solo, perché come abbiamo detto prima, questo è il 13° GEZ, ne arriveranno altri 11 entro luglio e stiamo lavorando per un contratto ancora più lungo per consentire ulteriori investimenti per chi sceglie di viaggiare sui nostri treni regionali. Sulla sicurezza, sicuramente avete visto a bordo treno la videosorveglianza live, diciamo che è la prima volta, forse anche in Europa, che ci sono dei monitor che proiettano la carrozza, anzi tutto il treno, in continuità e con tutto il rispetto della privacy e dei regolamenti, siamo in contatto con le sale operative della Polfer per poter, nel caso sia necessario, avere delle informazioni in tempo reale. Quindi anche sicurezza, non solo a bordo treno, ma insieme ai nostri dell'assistenza ci sono pure i colleghi di protezione aziendale regionale, quindi per i nostri treni regionali. Abbiamo acquistato, con un investimento di 180 milioni di euro, 24 treni nuovi. 12 treni li abbiamo già consegnati, questo è il primo del secondo lotto di altri 12 treni. Con questo, diciamo, rinnoviamo in larga misura il parco dei treni che servono i pendolari nella nostra regione. Sono treni veramente di grande qualità che garantiscono la sicurezza, telecamere di controllo a bordo, facilità di accesso per i disabili. Siamo davvero orgogliosi di questo investimento. Se tenete conto del fatto che credo dal 2003 non si acquistava niente nella regione Campania, vi rendete conto dello sforzo finanziario che abbiamo fatto.